Ciao a tutti, benvenuti o bentrovati sul mio canale, io sono Francesca. Nel video di oggi vi mostrerò dei prodotti per la skincare nuovi che sto utilizzando da un paio di settimane e che mi sembrano davvero ottimi. La cosa bellissima è che sono composti da ingredienti naturali, vegani, cruelty free, senza parabeni e ad un prezzo super vantaggioso. Mi raccomando, se questo video vi può interessare, allora continuate pure a guardarlo, ma prima vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al mio canale, attivando la campanellina delle notifiche, in questo modo non perderete mai i miei nuovi video e perché no, se vi va, potete seguirmi anche su Instagram. Eccolo qua, questo è il mio profilo. Su Instagram pubblico reel, foto close-up di trucchi, di look, di prodotti e anche delle mini recensioni. Prima di cominciare, però, sigla! Bene, passiamo subito quindi al succo, alla parte interessante di questo video, ovvero i prodotti. I prodotti che vi voglio mostrare sono quelli di Zago Milano. Ecco qua. Allora, io ho acquistato questi prodotti, come vi dicevo, circa 2 settimane fa, perché ero curiosissima di provarli, avevo voglia di cambiare e appunto le premesse di questo brand mi ispiravano tantissimo. Brand italiano che crea prodotti vegani e con ingredienti naturali. Ho approfittato degli sconti invernali che ho visto che ci sono ancora, quindi se vi va approfittatene. Sconti che mi hanno permesso chiaramente di acquistare il set che ho io, che è quello purificante, ad un prezzo più basso. Il set purificante che comprende il gel detergente, la crema viso e lo scrub esfoliante, invece che 68 euro l'ho pagato 54. Penso che ci siano sconti non soltanto sui set, ma anche sui prodotti singoli, quindi questo per dirvi immediatamente che se questi prodotti vi possono interessare, correte immediatamente sul sito prima che questi sconti finiscano o non ci siano più o altro. Come vi dicevo, io ho acquistato il set purificante perché avendo io una pelle mista è mio interesse cercare di regolare un pochino il sebo, andare a pulire un pochino i pori occlusi e comunque evitare questi brufoletti che ogni tanto, ahimè, purtroppo vengono fuori. Prima di passare al dettaglio dei singoli prodotti, vi faccio vedere l'imballaggio con cui mi sono arrivati perché penso possa essere un dettaglio comunque interessante. Allora, la scatola più o meno ve l'ho già fatta vedere, come vedete è di un cartone bello rigido, bello solido. Dietro alla confezione c'è scritto che appunto i prodotti sono vegani, cruelty free e senza parabeni, e all'interno c'è scritto appunto Made in Italy con amore, più un'altra frase che ci ricorda appunto che siamo belle anche così naturalmente, proprio perché i prodotti sono naturali. All'interno della scatola non c'era pluriball, non c'era carta a, tra virgolette, proteggere i prodotti, ma c'erano i prodotti all'interno dei loro contenitori singoli, se mi sono spiegata. Ma devo dire che, benché all'inizio mi avesse un po' spiazzata questa cosa, perché infatti quando ho ritirato la scatola sentivo i prodotti che andavano avanti e indietro, poi in realtà vedendo le confezioni dei singoli prodotti mi sono resa conto che non erano assolutamente a rischio. Questo perché? Perché anche le singole confezioni in realtà sono fatte di un cartone bello bello solido. Adesso ve le faccio vedere singolarmente, giusto per darvi un'idea sia di come sono fatte sia anche di come si aprono, perché sono in un certo senso differenti rispetto a quello che abbiamo sempre visto, e anche perché, come potete vedere, davanti c'è il nome del prodotto con gli ingredienti principali che lo compongono, e dietro invece c'è una descrizione e anche le modalità di utilizzo di quel singolo prodotto. Le confezioni si aprono semplicemente tirando verso l'alto. Ecco qua. Passando ora invece a quello che è il packaging primario del prodotto, possiamo vedere che sono contenuti in questa boccetta di vetro, hanno il coperchio in argento e in questo caso, che è il gel purificante, abbiamo anche una pompetta. Stessa cosa vale per lo scrub esfoliante, più o meno stessa cosa anche per la crema, quindi pack trasparente e coperchio argentato. In questo caso non c'è nessuna pompetta, ma la crema si apre svitando. Allora, adesso passiamo a vedere i singoli prodotti. All'interno di quello che è il set purificante, che io ho pagato 54 euro, ci sono il gel detergente purificante, scrub esfoliante e la crema. La crema, se acquistata singolarmente, quindi non nel set, costa 28 euro, che effettivamente non è pochissimo ed è anche per questo che vedendo il set in realtà ho preferito acquistare quello. La crema viso perfezionante Zago perfeziona la texture della pelle e riduce
riduce le imperfezioni e infiammazioni cutanee, favorendo il rinnovamento cellulare. Puoi usarla anche la notte utilizzandone in maggiore quantità per sfruttare le ore di riposo e avere ancora più efficacia. Ti risveglierai con una pelle fresca e disinfiammata. C'è scritto che è adatta per pelli grasse e pelli miste. Nuova Skin Scrub Viso Esfoliante Enzimatico. Utilizza l'azione enzimatica per favorire l'esfoliazione delle cellule morte, lasciando il viso morbido e perfezionato. Prepara la tua pelle ad assorbire i principi attivi degli altri prodotti, rendendo ogni passaggio successivo il più efficace possibile. E questo scrub invece costa 21 euro. Infine abbiamo il gel detergente purificante con estratto di pompelmo. Costa 19 euro. Pulisce i pori in profondità ed esfolia delicatamente la pelle per renderla più luminosa. Grazie all'estratto di Fomes officinalis e di acqua salvia, la tua pelle sarà protetta dagli agenti inquinanti esterni. Adesso li andremo ad applicare insieme e partirò dal gel detergente, scrub e crema, così insieme possiamo vedere appunto l'effetto che hanno. Mi vado a legare i capelli. Andiamo quindi con il gel purificante, questo qua. Questo è da massaggiare sul viso con movimenti circolari e poi da risciacquare con acqua tiepida. Profumazione agrumata buonissima, come vedete fa la schiumetta. Ho inumidito un pochino il viso e adesso risciacquo. Ecco qua, quindi questo è il risultato con il detergente rimosso e io mi sento davvero super pulita, purificata. Sì, proprio completamente pulita in maniera incredibile, ma comunque vedete questa luminosità che c'è. Ora invece vado con questo scrub. Bisogna detergersi il viso, massaggiarlo sul viso per 30 secondi, lasciarlo in posa per 5 minuti e poi andarlo a risciacquare con acqua tiepida. E loro consigliano di utilizzarlo una o due volte alla settimana. Generalmente lo faccio quando ho finito la doccia, quindi ho la pelle umida, esco fuori dalla doccia che ho i pori belli che aperti e vado con lo scrub. La cosa che mi piace di questi prodotti è che sono tutti trasparenti, quasi tutti, ed è curioso, non lo so, almeno per me. La cosa che mi ha attirato tra l'altro tantissimo è proprio il fatto che fosse enzimatico, quindi non un esfoliante meccanico, quello con i granulini che voi dovete andare a massaggiare, che non lo so, a volte mi sembra che facciano davvero poco, ma è proprio un esfoliante chimico, quindi riesce a esfoliare la vostra pelle partendo proprio dall'interno. Venendo assorbito dalla pelle, lui dall'interno riesce a rigenerarla. Questo secondo me lo rende effettivamente forse più efficace, questa almeno è la mia idea. Mi preparo con il timer, così non sbaglio. 30 secondi di massaggiamento, si può dire. Mi bagno leggermente il viso. Vado a prendere quindi lo scrub. Ho messo circa 2 pompette e mezzo, 3 di esfoliante. Avvio il timer. Quindi movimenti circolari su tutto il viso e mi concentro sulle zone più problematiche, quindi il naso, il mento e la fronte. Adesso lascio in posa per 5 minuti. Ok, sono passati 5 minuti, quindi ora vado a rimuovere lo scrub. Allora, come vedete, la pelle a me piace tantissimo perché come sensazione la sentite super super liscia, davvero. Anche qua dal naso dove ho tanti punti neri, anche qua con tante imperfezioni, nonostante appunto siano chiaramente ancora presenti, la pelle super morbida, super liscia, bella rimpolpata e luminosa. Quindi vi devo dire che appunto sto utilizzando questi prodotti da non tantissimo tempo, però anche lo scrub mi sta piacendo davvero tanto ed essendo il primo scrub esfoliante che provo, devo dire che per il momento appunto non ho nulla da dire. E infine passiamo alla crema, la Skin Perfecting Cream. Mi piace tantissimo la consistenza di questa crema perché è molto leggera, molto gel,
e quindi si assorbe con una facilità incredibile e si riesce a spalmare anche molto facilmente. Anche qui profumazione agrumata. Questo è l'effetto con la crema applicata. Vedete che nonostante questi prodotti siano comunque purificanti, non vanno a seccare la pelle. La mia pelle è comunque morbida, tonica, luminosa, non è aggredita assolutamente, perché comunque io tendo ad avere la pelle abbastanza sensibile e in 2 settimane non ho notato alcun problema dovuto all'utilizzo di questi prodotti, quindi super delicati a mio avviso. Mi piace perché mi sembra che la pelle sia rimpolpata, mi dà proprio questa sensazione. Bene ragazzi, quindi questo è il video sui prodotti di Zago Milano, queste sono le mie prime impressioni, chiaramente vi terrò aggiornati e vi farò sapere se effettivamente vedrò un miglioramento nella mia pelle. Quello che vi posso dire è che appunto in questi giorni di utilizzo mi stanno piacendo molto questi prodotti, vedo che effettivamente riescono a gestire bene il sebo della mia pelle, anche la zona dei pori, comunque dei punti neri, non mi sembra affatto peggiorata, anzi non mi dispiace affatto il risultato che ho sul naso e sul mento, pelle più rimpolpata e non ho notato nessuna comparsa nuova di brufoletti, quindi non hanno dato fastidio alla mia pelle. Secondo me, soprattutto se acquistati in set, perché ce ne sono tantissimi, non c'è solo quello purificante, chiaramente li trovo anche vantaggiosi considerando che comunque sono di un brand italiano e che contengono solo ed esclusivamente ingredienti naturali. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. In tal caso lasciatemi un commento, mettete mi piace al video, così insomma saprò che avrete apprezzato. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!